sta andando a gonfie vele il presepe vivente organizzato dall'associazione A Lanterna. Il presidente Gigi Burgio sta ideando anche una sorta di museo etnografico. Vediamo. Grande successo per il presepe vivente organizzato dal gruppo Folk A Lanterna che si sta tenendo, come sapete, al quartiere San Paolo. Dottore Burgio, innanzitutto partiamo con l'afflusso di gente continuo e costante che c'è stato dal giorno dell'apertura. E al di là delle aspettative, onestamente, un sacco di gente è venuta a trovarci nei momenti clou, non si riesce neanche a camminare e a girarsi intorno, però ci riempie di gioia sia per l'afflusso sia per i complimenti sentiti e sinceri che ci fanno un po' tutti. E quello che mi piace ancora di più è il fatto che cominciano a venire anche persone da fuori, e questo è molto importante perché abbiamo visto persone che sono venute da Campobello, da Canicattì, da Favara, da Ravanusa e così via. Oggi per esempio è venuto un gruppo da Siracusa che è stato invitato, contattato da me in qualità di ex presidente della Proloco e accolti in maniera egregia, devo dire, dal nuovo presidente della Proloco, Franco Gallì. Sicuramente, perché ne abbiamo parlato, verranno a vedere anche il nostro presepe, oltre a tutte le meraviglie della nostra città. Oggi giorno 4, il presepe è chiuso, spieghiamo alla cittadinanza che sarà aperto il 5 e il 6. Sì, c'è stato un via vai in questi giorni perché noi andiamo ad accudire gli animali che abbiamo lì al presepe e a controllare un po' tutta la location, e ogni volta che ci andiamo vediamo che c'è una processione di gente che purtroppo trova chiuso, e quindi mi sembra doveroso ricordare a tutti che anche oggi sarà chiuso, anche se è sabato. I giorni in cui sarà aperto, gli ultimi due giorni saranno appunto il 5 e il 6, si apre alle ore 19 e finisce in teoria alle 10, però visto l'afflusso non si finisce mai alle 10, 10 e mezza, 11, fino a quando c'è gente noi saremo sempre lì ben lieti di accoglierli. Quest'anno si è deciso di organizzare nelle vie del quartiere San Paolo. L'idea, la speranza è che si possa instaurare lì un museo etnografico permanente. Questa è stata sempre la mia idea e la mia aspirazione. È da 20 anni che raccolgo questo materiale etnografico e la mia idea è sempre stata quella di musealizzarli, tutti questi reperti. E logicamente non musealizzarli in maniera come li definisco io, morta, cioè appesi a una parete, in una stanza o chiusi in una vetrina, ma farli rivivere, facendo rivivere anche gli ambienti, come ho fatto e come abbiamo fatto con i ragazzi della mia associazione, che ringrazio vivamente di vero cuore, come abbiamo fatto appunto in questa occasione, facendo rivivere sia il quartiere San Paolo, sia tutta la location, sia gli antichi mestieri e gli attrezzi che ho raccolto. Mi auguro che si possa fare un museo etnografico permanente, perché togliendo la natività, quello è un museo vivente, l'abbiamo già realizzato, quindi ci vuole poco, ci vuole un po' di buona volontà da parte soprattutto dell'amministrazione, che ad onor del vero devo dire ho avuto dei riscontri molto positivi, molti complimenti, molti apprezzamenti e anche la disponibilità, almeno verbalmente, mi auguro, ripeto, che si concretizzi, e sono sicuro che questa amministrazione sarà in grado di farla, in modo da poterlo tenere in maniera permanente per farlo vedere a tutti i nostri concittadini.